cosa consiste il tuo lavoro? Lavoro è una parola molto grossa, che io non ho mai lavorato in vita mia. Sono quasi 60 anni che mi diverto con dei pezzi di legno. Il mio lavoro consiste in questo. Allora, la ghironda, diciamo, è uno strumento musicale molto complesso da costruire. Infatti in Francia non la chiamano strumenti di liuteria, ma sono facteur de viel. Qui in italiano si può tradurre costruttori di ghironde, che è uno strumento meccanico, fa parte della famiglia degli strumenti meccanici, che poi ci sono delle corde messe in vibrazione da una ruota che ha la funzione dell'archetto nel violino. In una ghironda ci sono, mediamente in una ghironda media, ci sono più o meno sui 250-270 pezzi di legno da assemblare. Ed è questo il divertente nel costruirlo. Per una chitarra ci sono 10 pezzi di legno, anche lì bisogna saperli mettere al posto giusto. Adesso sono ormai 7 anni che ho iniziato ad entrare nel mondo della liuteria e 5 che sto mettendo un po' più il naso in quella che è il mondo del lavoro. Cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso? Dunque, quando ho finito l'istituto d'arte, nella confusione tipica di quegli anni in cui uno si chiede cosa faccio adesso, un bel giorno sono finito a prendere uno strumento. Per me, io suonavo la batteria, suono tuttora la batteria, e ho scoperto che qua vicino c'era una persona che costruiva batterie. Al che mi sono detto, ecco, questa potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Al che ho chiamato questa persona che sta appunto qua vicino per capire un po' quali potevano essere le possibilità, se potevo iniziare a lavorare da lui, per capire com'era il lavoro, eccetera, eccetera. E la chiamata si era conclusa con questo lavoro al mondo lo fanno in pochi, i pochi che lo fanno non hanno voglia di insegnarlo. Questo era stato il primo quadretto. Da lì ho poi scoperto che c'era appunto Cremona, che c'erano altre possibilità, che la liuteria artigianale aveva sicuramente più spazio negli strumenti d'arco che negli strumenti a percussione. E da lì è partito tutto quanto. Sono stato a Cremona e da lì mi avevano mandato a Parma. Mi avevano detto, guarda, se non vuoi passare dai 5 anni di liceo con appunto ripetere tutte quante le altre lezioni, rifare tutti gli esami eccetera eccetera, mi hanno detto vai a Parma, c'è un'altra scuola privata che funziona in maniera diversa. Io che lavoro in legno, come ho detto prima, sono quasi 60 anni, ho cominciato da ragazzino, da quando Gesù Bambino, allora si chiamava Gesù Bambino, poi adesso è diventato Babbo Natale perché è invecchiato un pochino anche lui, e l'ho portato, regalato del traforo. Ho cominciato, avrò avuto 7-8 anni, ho cominciato col traforo e poi a 12 anni, allora finita la scuola d'obbligo, si andava a bottega. E sono andato a Saluzzo, alla bottega, in una bottega dove si faceva solo scultura, in taglio, si tagliavano pettiere, si intagliavano i mobili. E da lì non ho mai smesso di adoperare gli scalpelli. La passione. Poi nel legno, diciamo, non fermandosi solo a una certa produzione, si può spaziare, c'è un'infinità di possibilità. E la liuteria è sempre stata una cosa che mi ha sempre attirato, gli strumenti musicali, far suonare il legno. Diciamo, costruire ghironde, per un periodo sono stato in Francia, mi era venuta l'occasione di andare in Francia, avevo negli anni 60, e allora chi non suonava la chitarra era un cretino. Sono andato a comprare una chitarra e sono capitato in un piccolo negozio dove c'era una signora già anziana che mi aveva preso simpatia, e ogni tanto io andavo a trovarla, e questa signora aveva sempre fatto liutaio, non lavorava più perché aveva già più di 70 anni, e mi aveva chiesto, visto che lavoravo da un antiquario, mi aveva chiesto di se avevo voglia di restaurare degli strumenti che a volte si rompono, ed ho cominciato così a avere un'infarinatura di liuteria, e poi si va avanti. La curiosità, diciamo, non bisogna mai fermarsi, sempre cercare di sapere di qualcosa di più di quello che uno sa. Che formazione bisogna avere e quanto pensi influenzi? Su quale formazione bisogna avere? Penso che dipende molto dal soggetto, dalle capacità di vendersi di una persona, dalle capacità di utilizzare
le mani di ognuno di noi. La formazione è quella della passione, certo. E poi avere una grande manualità, che quella è quella che ti salva, diciamo. E poi la fantasia, che è quella che salva il tutto. Le nuove tecnologie quanto hanno influenzato la tua attività? Beh, diciamo che adesso ci sono varie macchinette che mi danno un grande aiuto, però io preferisco sempre avere gli scalpelli in mano, avere qualcosa praticamente. Quando facevi 10 ore al giorno che avevi gli scalpelli in mano, erano praticamente quelle delle prolunghe delle dita. Sicuramente per chi come me cerca di entrare, la prima annasata gigante è quella con il mercato di importazione, quindi tutto quello che arriva dalla Cina, dalla Romania, dall'India, fai conti con le macchine e le regole del mercato, però lasciamo stare le regole del mercato. Sicuramente la tecnologia c'è, è presente. Poi, oltre un certo livello qualitativo, se tu riesci a entrare sopra un certo livello, allora puoi permetterti di, non so, di far pagare un lavoro fatto completamente a mano, no? Allora, sicuramente una bombatura di questo tipo, se fatta completamente a mano, per cui io parto dal pezzo di legno, lo incollo e mi metto lì con con i pialetti, piano piano, tirar giù, lo guardo, ed è tutta una cosa fatta a occhio, ha un certo tipo di valore. Questo pezzo è unico, assolutamente. E di quali attrezzi e materiali hai bisogno e da chi te li procuri? Beh, gli scalpelli da scultore, quelli ti fanno anche due generazioni. Li compri una volta e il resto, le altre macchine, c'è una sega nastro, una pialla, anche quelle sono cose che ti durano, specialmente come l'adopero io. Io utilizzo anche qualche macchinario piccolo, ho un piccolo pindello di lana seganastro per delle parti della lavorazione, però il grosso è fatto a mano comunque, il grosso è tutto quanto fatto a mano, perché sono piccole lavorazioni. Allora anche qua la scultura del riccio, scalpello, sgorbia e andiamo fuori. Idem qua, si tratta di usare delle piallettine un po' più piccole, rasiere, però sono tutti piccoli strumenti, questo è... non ci sono macchinari nella lavorazione, assolutamente no. Che soddisfazione ti dà il tuo lavoro e come pensi possa influenzare la tua vita? Soddisfazioni tantissime, senza immaginarsi che sia tutto passeggiata, rose e fiori, fantastico, bellissimo, nel senso che quando finisci uno strumento, intanto prima di avere le idee chiare su quello che stai facendo, io adesso appunto un po' di strumenti li ho fatti, una quindicina di strumenti e non è pochissimo, non sono un mostro, però non sono stato fermo e non so mai bene che cosa esce fuori. Sicuramente nel momento in cui hai lavorato parecchio per uno strumento musicale, secondo me è forte come soddisfazione. Come soddisfazioni immense. Hai voglia di trasmettere la tua esperienza a qualcuno? E se sì, secondo quale criterio? Sicuramente. Appunto, come dicevo prima, c'è un ragazzo che viene, adesso va ancora a scuola, ha fatto il Murialdo, quest'anno penso vada alla scuola d'arte a Saluzzo, e viene qui in bottega e secondo me sarebbe il sogno di tramandare almeno a uno che poi che la cosa vada avanti. Ho fatto anche parecchi corsi di intaglio, di scultura, dove sono usciti due o tre ragazzi che adesso fanno gli scultori a tutto tanto, diciamo. E quella è una gran soddisfazione, diciamo, per uno che si spera sempre che l'allievo superi il maestro. Non sono ancora assolutamente in grado, nella condizione, di insegnare a qualcuno questo lavoro, perché è un lavoro molto complesso, cioè ci vuole dell'esperienza prima di poterlo insegnare. Cosa trova un giovane in questo mestiere? Rappresenta per te un'effettiva fonte di guadagno? Al momento no, al momento non rappresenta per me sono partito felice e contento, nel senso che tenendo i prezzi degli strumenti molto 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 bassi, sono riuscito a vendere comunque tutti i primi strumenti che ho fatto, cosa che non succede a tutti. Nel momento in cui uno cerca di alzare un minimo i prezzi per
poter avviare un'attività in regola, tutto quanto, tutto a posto, incontra le prime difficoltà. Quali prospettive pensi di avere per il futuro? Al momento c'è una grande incognita, nel senso che io ci credo e spero di riuscire a portare avanti questo lavoro. Conosci altre persone che hanno fatto le tue stesse esperienze? Sì, c'è un ragazzo giovane che ha iniziato anche lui a far chitarra, che sta qua vicino, a Pinerolo. Poi ci sono altri ragazzi appunto che vivono qua, che però stanno studiando in Val di Susa, ma che in realtà stanno ancora facendo altri lavori e che vorrebbero un domani riuscire a fare il tar. Che significato oggi per te prendere spunto dalla tradizione? Bisogna sempre pensare al passato per creare il futuro. Che sono cose che più che sui libri devi proprio essere diciamo sul pratico. E sui libri sì, in teoria puoi sapere tutto, però quando arrivi sul pratico sei fermo. Che invece se sei sul pratico arrivi sulla teoria ti fa ridere. Non sento che la mia esperienza sia partita dal principio di dire faccio qualcosa di legato al mio territorio, di così forte. Poi un po' alla volta sto scoprendo che anche qua c'è stato, che è una cosa che ha fatto parte anche di questo territorio. Appunto qualche mese fa, quando ho parlato con questo liutaio importante con cui vorrò entrare in relazione, quando gli ho detto sono di Torre Pellice, mi ha detto io poco tempo fa ho restaurato una viola di questo liutaio appunto originario di Torre Pellice, qui qualcun altro che l'ha fatto anche qua c'è stato. Non sono partito da lì, non sono partito dicendo bisogno di ritrovare le mie origini, mio nonno che cosa faceva? Mio nonno allevava mucche e faceva l'orto in montagna, quindi era un altro modo di vivere. Hai delle proposte da fare riguardo alla tua attività per promuoverla o favorirla? Sarebbe bello, non so bene in che chiave, dare la possibilità a chi vuole partire con un'attività di questo tipo di farlo non per forza di cose in maniera illegale, no? Quindi avere la possibilità di denunciare quello che una persona sta facendo anche se non rientra in un giro di denaro sufficientemente alto. Ecco, questo sarebbe sicuramente uno stimolo a poter far tutto più alla luce del sole.